vi presentiamo un progetto semplicissimo, questo veramente adatto per chi non ha mai fatto un capo d'abbigliamento all'uncinetto, non sa da dove cominciare. Beh, cominciate da questo, perché è semplice, è facile, ma è anche bello, di moda. E quindi adesso ve lo mostro. Vedete? Ecco qua. È composto semplicemente da due quadrati. Un quadrato davanti, un quadrato dietro. Poi faremo il collo e le maniche. Se volete potete lasciarlo come un gilet. Cosa c'è di più semplice di questo? Poi si può giocare con i colori, le combinazioni, fare veramente delle fantasie originali e dare sfogo alla propria fantasia. Quindi andiamo subito a crearlo. Allora, per questo progetto ho utilizzato 400 grammi totali di filato della Aisance. Vi mostro le sue caratteristiche. Si chiama Wool Cord Light, un misto lana, come potete vedere. Un ottimo filato dal prezzo contenuto, con un buon rapporto qualità-prezzo. Di questo in nero ne ho utilizzati circa 300 grammi. Gli altri 100 grammi sono vari avanzi di lana che avevo in casa e che ho potuto lavorare con lo stesso numero di uncinetto. Ho utilizzato un uncinetto da 4 mm. Dunque, per realizzare questo maglione ho bisogno di creare due grandi quadrati. Ve lo mostro più da lontano, vediamo se ci riesco, se così riuscite a vederlo tutto per bene. Ecco qua, due grandi quadrati, uno per il dietro e un altro uguale per il davanti. L'unica differenza è che sul davanti avremo questa scollatura per il collo. Iniziamo a lavorare il nostro maglione dal dietro, iniziando appunto con il quadrato granny che adesso vi mostro. Allora, vediamo come fare la mattonella granny. La mia inizia con un tondino pieno, quindi 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, che chiudo con una maglia bassissima entrando nella prima catenella che ho fatto, in questo modo, e chiudo in cerchio. Adesso mi accosto la codina al cerchietto, così man mano che lavoro la vado a coprire, e da qui faccio 1 e 2 catenelle che contano come prima maglia alta. Adesso all'interno di questo cerchio vado a fare altre 11 maglie alte, per un totale quindi di 12. Cominciamo. Punto, carico il filo, punto all'interno del cerchio e faccio la prima delle 11 maglie alte. Carico, punto nel cerchio, seconda maglia alta. Carico, punto nel cerchio, terza maglia alta, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima. Ecco qua, chiudo il mio cerchietto con una maglia bassissima nella seconda catenella delle due che avevo fatto all'inizio. Entro,
e chiudo con maglia bassissima questo giro. Iniziamo il giro 2 con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e adesso in questa stessa maglia dove abbiamo chiuso con la maglia bassissima e abbiamo fatto le 3 catenelle andiamo a fare una maglia alta in questo modo. Qui stiamo trasformando un tondino in un quadrato e lo faremo mettendo durante questo giro 4 angoli, ok? Qui iniziamo con la metà del primo angolo, quindi adesso passiamo a fare gli altri 3 angoli completi e termineremo con la metà di questo primo. Quindi carichiamo il filo, saltiamo le prossime 2 maglie e nella maglia seguente costruiamo il nostro secondo angolo. In questa maglia andiamo a fare 2 maglie alte, la prima l'ho già fatta, ecco la seconda. Adesso 2 catenelle di separazione, ricarichiamo il filo, rientriamo nella stessa maglia e facciamo altre 2 maglie alte. E questo è un angolo completo, come potete vedere. Da qui carichiamo il filo, saltiamo 1-2 maglie e nella maglia successiva creiamo il terzo angolo. 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, nella stessa maglia di nuovo altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ok, da qui andiamo a creare il terzo angolo, o meglio il quarto. Saltiamo 2 maglie, nella prossima maglia 2 maglie alte, 1 e 2. Di nuovo 2 catenelle di separazione, nella stessa maglia altre 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso dobbiamo andare a finire il primo angolo che vedete avevamo iniziato solo con metà. Quindi carichiamo il filo, saltiamo 2 maglie. Nella maglia successiva facciamo la metà che manca con 2 maglie alte, 1 e 2. E adesso, al posto delle 2 catenelle di separazione, finiamo con una mezza maglia alta nella seconda catenella delle prime 2 che ho fatto all'inizio. E facciamo questa mezza maglia alta al posto delle 2 catenelle. Dio che brutta, la rifaccio, scusatemi. Carico il filo, punto nella seconda catenella in alto e faccio mezza maglia alta. Faccio mezza maglia alta invece che 2 catenelle perché così, in questo modo, io mi trovo già al centro del primo angolo per poter iniziare il giro numero 3. Vedete i miei 4 angoli che hanno trasformato il tondo in un quadrato. Sono pronta per il giro numero 3. Abbiamo finito questo secondo giro con una mezza maglia alta, vedete nel quarto angolo, invece delle 2 catenelle. Perché abbiamo fatto la mezza maglia alta? Perché in questo modo ci ritroviamo direttamente al centro dell'angolo e da qui possiamo cominciare subito il giro. Quindi da qui iniziamo subito il terzo giro con 3 catenelle, 1, 2 e 3 che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo, entro al centro dell'angolo sottostante e faccio la seconda maglia alta e vedete che rinizio questo angolo con la metà di un nuovo angolo che poi a fine giro andrò a completare così come ho fatto per l'angolo sottostante. D'accordo? Adesso noi
E qui al terzo giro dobbiamo andare a replicare dentro ogni angolo un nuovo angolo. E poi abbiamo degli spazi vuoti intermedi, 1, 2, 3 e 4, che sono gli spazi che stanno tra un angolo e l'altro, che andiamo a riempire con un quadratino pieno fatto di 3 maglie alte. Quindi carichiamo il filo, andiamo nello spazio vuoto che sta tra il primo angolo e il secondo e andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Perfetto. Adesso siamo di nuovo davanti ad un angolo. Entriamo al suo interno e dentro ci facciamo il nuovo angolo per questo giro. Quindi carichiamo il filo, entriamo al centro dell'angolo e facciamo 2 maglie alte, 1 e 2. Poi 2 catenelle che saranno il centro del nuovo angolo, carichiamo il filo, rientriamo nello stesso spazio e facciamo 2 maglie alte. In questo modo, e l'angolo, vedete, è fatto. Adesso tra questo angolo e quest'altro c'è questo spazietto, carico il filo, vado dentro questo spazietto e faccio 3 maglie alte. Eccoci qua. Poi di nuovo un angolo, entro dentro e rifaccio un nuovo angolo con 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Adesso tra quest'angolo e quest'altro, nello spazio che c'è tra un angolo e l'altro, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso al centro del prossimo angolo replico un nuovo angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Ed eccoci qua. Tra quest'angolo e quest'altro di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ed eccomi arrivata alla fine, dove devo andare a completare l'angolo che avevo iniziato, avevo fatto solo una metà, quindi entro in quest'ultimo spazio a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e come ho fatto al giro precedente e come farò alla fine di ogni giro, termino con una mezza maglia alta nella terza catenella d'inizio, così che mi trovo già al centro del ventaglio, pronta per partire con un nuovo giro. Faccio una piccola specifica riguardo le catenelle che si fanno ad ogni inizio di giro al posto della prima maglia alta. Potete fare 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta o potete farne 2 un pochino più lunghe del normale. È la stessa cosa. Fate o 2 o 3 catenelle a seconda di come vi trovate meglio e come secondo voi è migliore l'effetto estetico. A vostra scelta. Ok, finito questo giro. Cambio colore per mostrarvi appunto io come cambio il colore e come poi sistemo i fili sul retro. Quindi taglio il filo, faccio una catenella di fissaggio in questo modo e chiudo con il colore. E a questo punto accorcio un pochino la codina
No, l'accorcio dopo, scusatemi. Allora, io vado a sistemare subito il filo perché è una cosa un po' noiosa, mi levo subito il pensiero. Vado sul retro, prendo un uncinetto magari un pochino più piccolo e comincio a far passare il filo in eccedenza sotto le maglie sul retro per andarlo a nascondere. Ecco. Ogni tanto per non farlo muovere posso fare anche una catenella che lo fissa, vedete? Ecco. E lo tiene fermo che da qui non si muove. Poi lo vado a passare sotto un altro po' di maglie, in questo modo, e adesso taglio l'eccedenza. A questo punto rimetto sul dritto e sono pronta per iniziare con il nuovo colore. Prendo il nuovo colore, faccio un cappietto. Mi vado a inserire al centro dell'angolo. Questa sarà la codina che andrò a nascondere in un secondo momento. Mi infilo dentro. La codina, leviamola, se no ci confonde le idee. Mi infilo, vedete, dentro. Tiro fuori il filo. E lo passo nell'occhiello e mi sono ancorata. Poi da qui 1, 2, 3 catenelle e inizio la mia sequenza. Quindi mezzo ventaglio, perciò un'altra maglia alta. Carico il filo nel prossimo spazio tra l'angolo e stavolta il quadratino successivo. Vado a fare 3 maglie alte. Vedrete che ad ogni nuovo giro praticamente che succede? Che gli spazi, i quadratini tra un angolo e l'altro aumentano. Al giro precedente era uno, adesso qui già diventano due, vedete? Perché ne faccio uno qua e uno nel prossimo spazio. Due e tre. Ricordatevi sempre che i quadratini intermedi sono fatti da 3 maglie alte, invece gli angoli che andate a lavorare al centro di ogni angolo sottostante sono fatti da 2 maglie alte, 2 catenelle, altre 2 maglie alte. Uno e 2. A questo punto avete tutti gli elementi per continuare a lavorare giro dopo giro, ogni volta all'angolo replicate un nuovo angolo, negli spazi intermedi fate i quadratini da 3, al prossimo giro diventerà, qui sono 2, al prossimo giro diventeranno 3, poi 4, poi 5, eccetera, eccetera, e il quadrato si ingrandirà sempre di più. Per il quadrato del dietro ho lavorato in totale 23 giri. Aggiungete un giro in più per ogni taglia in più, quindi 44 sono 23 giri, per la 46 sono 24 e così via. Per la 42 saranno 22 giri, ovviamente. Adesso che abbiamo completato il dietro, possiamo iniziare il quadrato per il davanti, che si fa esattamente nello stesso modo in cui si fa il dietro. Quindi iniziate un quadrato identico a quello che avete già fatto e arrivate fino alla riga, al giro, scusate, numero 18.
Adesso iniziamo a lavorare un altro quadrato per il davanti. L'unica differenza è che per il davanti abbiamo questa apertura. Quindi intanto iniziamo il nostro quadrato, poi ad un certo punto ci fermeremo per creare la scollatura. Allora, per il davanti, prima di iniziare a fare la scollatura, lavoriamo fino, normalmente con la forma del quadrato, fino al giro 18 compreso per la taglia 44. Per la taglia 42 lavoreremo fino al giro 17, invece per la 46 fino al giro 19. In pratica dovremo aggiungere un giro in più per ogni taglia in più. Dopodiché, stabilito questo, possiamo mettere i nostri marcapunti per iniziare a fare la scollatura. Allora, per quanto riguarda il davanti, continuiamo a lavorare, ci fermiamo un attimo al giro numero finito il giro numero 18. Allora, al giro numero 18 dobbiamo andare a mettere i marcapunti per stabilire quella che sarà la diciamo l'apertura, la scollatura del davanti. Ho stabilito che sia di 13 centimetri, quindi contando da una parte e dall'altra sono andata a mettere i marcapunti nei due spazi vuoti dove voglio appunto che vada a finire la mia lavorazione. Quindi io ricomincerò a lavorare da qui, farò tutto il giro e mi fermerò quando arrivo a quest'altro marcapunto senza completare il giro. Fino al giro numero 23 lavorerò in questo modo e creerò la scollatura per il davanti. Allora, io ho lasciato, contando anche l'angolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadratini fuori dal marcapunto, 6 di qua e 6 da quest'altra parte. Adesso vi mostro come iniziare il giro 19, eccolo qui che ho già iniziato, a partire dal marcapunto. Vediamo come fare. Allora, prendete il nuovo filo, fate un nodino d'inizio, inserite l'uncinetto nell'asola e andate a prendere lo spazio dove c'è il marcapunto. Infilate l'uncinetto in questo spazio, tirate da questa parte il filo in questo modo e maglia bassissima per fissare il nuovo filo. Da qui 1, 2, 3 catenelle, caricate il filo e nel prossimo spazio 3 maglie alte. Dovete fare quindi adesso in ogni spazio 3 maglie alte come avete fatto fino ad ora. L'unica differenza è che avete iniziato il giro a partire da questo marcapunto. Adesso continuate a lavorare tutto intorno nel solito modo e poi vi mostrerò come finire questo giro qui dove c'è l'altro marcapunto. Ho eseguito, vedete, l'ultimo quadratino di 3 maglie alte nell'ultimo spazio prima di quello con il marcapunto. Quindi da qui adesso carico il filo, vado nello spazio col marcapunto e faccio una maglia alta per chiudere e finire questo giro. Vedete, lascio non lavorate tutte queste maglie. Adesso da qui per iniziare quello nuovo faccio 1, 2, 3 catenelle, volto e nello spazio vuoto immediatamente sottostante a queste 3 catenelle vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, per avere il mio quadratino completato. Quindi
Ho iniziato al giro precedente con uno spazio vuoto, adesso inizio con un quadratino e in ognuno adesso degli spazi seguenti proseguo con i miei quadratini da 3 maglie alte. Lavoro tutto intorno fino ad arrivare tutto intorno fino a che torno qui. E termino in quest'ultimo spazio creato da quest'unica maglia alta, facendo proprio qui dentro questo spazio, terminando con un quadratino da 3 maglie alte. Una volta realizzati i nostri quadrati, li mettiamo uno sopra all'altro. Questo è il rovescio, scusate, è il dritto del dietro. Lo poggiamo così. Ci poggiamo sopra il davanti. Questa è la parte del rovescio, vedete? Praticamente stiamo cucendo. Allora, adesso andremo a cucire qui sopra le spalle. Lasceremo 18 centimetri qui non cuciti per lo spazio delle maniche, sia di qua che di qua, ovviamente. Poi continueremo a cucire fino al fondo. Poi rigiriamo dalla parte del dritto e il nostro maglione. E la parte del corpo è assemblata. Allora, vediamo come lavorare il collo. Prendo un nuovo filo del colore che preferisco per riattaccarmi intorno al collo. Scelgo un punto, io direi qui sul dietro. Mi infilo in uno spazio tra un quadrato e l'altro. E mi fisso con una maglia bassissima e poi no, mi fisso molto male. Rifacciamo tutto da capo, vedete? Non c'è trucco, non c'è inganno. Quando mi inceppo in diretta. Allora, ricominciamo da capo. Una maglia bassissima per ancorare il mio filo. Ok. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, rientro e faccio altre 2 maglie alte. E poi proseguo a lavorare tutto intorno al collo, andando a fare in ogni spazio vuoto 3 maglie alte e quindi ripetendo la stessa lavorazione che ho fatto finora anche per il collo, sempre lo stesso punto, niente di nuovo, vedete? Allora, adesso vado a lavorare alcuni giri addizionali sul fondo del maglione una volta che l'ho unito per renderlo più lungo, perché in questo modo è cortino. Per me, diciamo, arriva poco più giù della vita. Io voglio farlo un pochino più lungo. Allora, prendo il nuovo filo con cui iniziare. Faccio
un cappietto iniziale, inserisco l'uncinetto nel cappio, poi vado, prendo il laterale del mio maglione, qui dove, quindi questo è il fondo sul fianco, qui dove c'è lo spazio di una catenella, mi inserisco con una maglia bassissima, faccio 1, 2, 3 catenelle. Nello stesso spazio altre 2 maglie alte e così ho fatto il mio primo quadratino. Carico il filo, vado nel prossimo spazio tra un quadratino e l'altro del giro precedente e vado a fare il mio secondo quadratino di 3 maglie alte e continuo a lavorare in questo modo tutto intorno, qui sul fondo del maglioncino. E posso andare avanti ovviamente per quante righe desidero a seconda della lunghezza che mi piace. Per la manica inizio con un uncinetto da 4 mm. Adesso ho il piacere di mostrarvi come fare la manica. Faremo la nostra manica soltanto dopo aver unito i pezzi del nostro maglione. Chiaramente avremo lasciato uno spazio che va dai 18 ai 20 cm per lo scalfo della manica, cioè il buco dove andrà il braccio. Ripeto, questa misura può variare, può andare dai 18 ai 20 centimetri a seconda della taglia che avete. Nel mio caso sono 18 centimetri. Adesso vado ad inserire un nuovo filo in un punto qualsiasi di questo giro manica. Io preferibilmente inizierei dal sotto, diciamo il punto dell'ascella, e in uno dei primi nel primo spazio vado a infilare il nuovo filo che fermo con una maglia bassissima. Adesso 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi nello stesso spazio altre 2 maglie alte per ricreare appunto lo stesso punto che ho usato finora. Carico il filo e nel prossimo spazio 3 maglie alte. Vado a rifare lo stesso identico punto che ho svolto finora. Continuate facendo 3 maglie alte in ognuno degli spazi successivi. Vedete? In pratica, per questo primo giro andate a replicare lo stesso punto che avete fatto finora per tutto il maglione. Fate questo per tutto il giro. Finiamo questo giro con l'ultimo gruppo di maglie alte ed una maglia bassissima nella terza catenella che abbiamo fatto ad inizio giro. Adesso dal secondo giro della manica andremo a cambiare punto, passiamo da un punto granny ad un punto filet. Come facciamo per cambiare? Innanzitutto con una maglia bassissima andiamo nella prossima maglia per portarci nella posizione giusta che ci serve per cominciare. Da questo punto 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e adesso nella prossima maglia alta, cioè l'ultima di questo gruppo da 3, una maglia alta e una catenella. Carico il filo e adesso ripeterò sempre la stessa cosa. Salto la prima maglia, nella seconda una maglia alta, in quella dopo una maglia alta e una catenella. Vedete, sto lentamente passando dal punto granny a un punto dove ho la ripetizione di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella. Rivediamo, carico il filo, salto la prima maglia alta, nelle successive due vado a fare 2
maglie alte e una catenella e ripeto per tutto il giro lo stesso schema. Adesso da qui in poi il punto sarà sempre questo identico. Alla fine di questo giro le ultime due maglie alte, una catenella e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio. Adesso per i successivi giri ed esattamente fino al giro numero 13 andiamo a ripetere lo stesso identico punto. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, nella seconda maglia alta una maglia alta e una catenella. E ripeto per tutto il giro. Vado avanti con questo punto e con questo numero di uncinetto fino al giro 13 compreso. Lavorate con l'uncinetto da 4 mm fino al giro numero 13 compreso. Dal giro 14 continuate a lavorare sempre lo stesso punto con l'uncinetto da 3 mm e mezzo e continuate fino al giro numero 31, dopodiché la vostra manica è completata.